Ciao, ho scelto questo soggetto, un ramo di olivo abbastanza semplice, per spiegarvi ancora meglio la fusione e le finiture. Scusate la voce, sono ancora un po' da extra freddore. Allora, il soggetto l'ho scelto da questo bellissimo imballaggio di una bottiglia d'olio d'oliva e vedete che bei colori, il giallo, il magenta. Il verde, il formato che inizio con il quale inizio è un foglio piccolissimo, 15x10 circa, così solo per fare un video veloce e farvi vedere cosa intendo con queste malefiche fusioni guidate. Allora, qui ho preso il giallo dorato, il colore è molto liquido e quindi avrò sempre una goccia che posso tirarmi dietro, no? I bianchi che vedete sono a forma di oliva, quindi una rotondità un po' allungata, e a forma di rametto, quello che vedete su a destra, oppure un vuoto a forma di foglia. Quindi i vuoti che vedete sono già orientati al soggetto, però non sono perfetti, no? Perché io in questo momento sto facendo la fusione. Infatti adesso ho attaccato alla goccia un po' di blu di Delft e vedi che il blu di Delft entra in comunicazione con il giallo dorato e questo lo può fare solamente se c'è l'acqua. Quindi se non hai acqua, questa cosa non potrà mai avvenire. Mi guardo la goccia e la porto giù nel foglio, fino in fondo. Adesso qui il formato è piccolo, è più facile, no? Su formato più grande devo lavorare con lo spruzzino. Vado anche piano piano, come vedi, così puoi seguire bene. E c'è sempre la goccia in fondo, se la vedi. Attacco un'altra foglia. Questa fusione manda in tilt tantissimi, però come vedi non è necessario, perché se tu lavori tranquillo non succede mica niente. È solo acqua e colore che si fondono. E in questo momento non è il soggetto il protagonista, ok? Quello che è il protagonista è la fusione, e questo spesso ce lo dimentichiamo perché in questo stato qui tu pensi già di voler fare il tuo soggetto, ma non è quello. Adesso è solo fusione. E come vedi, tranquilli. Adesso c'è un po' di opera rosa, un momento fantastico dove i colori vanno a parlare insieme. Se fai un piccolo zoom, vedrai bene queste bellissime mescolanze anche tra opera rose e giallo dorato, che non me l'aspettavo mai quel bel colore. Piano, segui la goccia, porti la goccia all'esterno del foglio e sempre la goccia, ma quella dove adesso è il pennello, la faccio fluire in giù. Ecco, qui si vede bene la fusione. Altra foglia, vuoto funzionale della foglia. E fuori con la goccia. Man mano che esco dal foglio, il colore è sempre più attenuato, come vedi. Adesso spruzzo fuori la goccia. Perché questo? Perché è molto più veloce che con il pennello. Ok, quasi finito. Anzi, così è finita la fusione guidata per il rametto di ulivo. E adesso vediamo i prossimi step. Allora, no, questa è la foto della fusione.
Si è asciugato, ok? E adesso vi faccio su asciutto ci sono le velature e con la velatura caratterizzo il soggetto. E come voi già sapete, la velatura deve essere fatta su asciutto assoluto, quindi non avere fretta. E adesso, ad esempio, su in alto vado a caratterizzare di più un ramo. E quindi questo ramo lo ricavo sia dal negativo che ho lasciato prima che il negativo colorato che faccio adesso. Ok? L'oliva, un'oliva che c'era un po' di bianco di vuoto funzionale e adesso completo la rotondità con la velatura, sfumando bene intorno. E questo è un procedimento che faccio poi su tutto il quadro finché sei contento, insomma, quando vedi mi basta così, finish. Ecco, faccio la rotondità dell'oliva. Questa sfumatura è un po' diabolica, eh? Vi dovete allenare perché non devo vedere il secondo cerchio intorno al mio soggetto. E quindi devi lavare bene il pennello e poi sfumare. Perché sennò avrai l'alone intorno e non è di sicuro un gran bello. Lì ho scoperto un altro ra, no, ho scoperto una foglia, secondo me, sì. Eccola lì. Quindi cercare il tesoro nella macchia e vai alla ricerca dei tuoi tesori nel tuo acquarello. E dunque nessun acquarello sarà mai come l'altro. Impossibile con questo metodo. Sfumo bene, ecco la foglia. Quindi abbiamo due olive, una foglia già e un ramo. Questo formato è piccolissimo, io normalmente non lavoro su questo formato qua, però era così, mi è venuto così l'intuito ieri per rifare il video perché era un po' di tempo che non ne facevo. Semplicemente perché avevo paura di non poterli caricare dopo aver cancellato 30 video, avevo problemi con il sistema. Vabbè, ho scoperto che invece posso. Ok, lì vedo che ho troppa acqua, ho tamponato. Poi posso proseguire il ramo, quello in negativo, con i positivi. Quindi posso sempre aggiungere qualcosa. Questo qui è ancora un negativo colorato, nel senso che se io sotto ho un volume, quello rosa che vedi, sopra posso fare quello che voglio, giusto? Ecco, con questo metodo che vi ho appena spiegato, lavoro tutto il quadro. Quindi è un lavoro di circa quanto ci ho messo ieri su questo, un'ora e mezza circa, e non posso fare il video di tutto, quindi vi faccio solo vedere alcuni esempi e poi tu immagina che completo così tutto il quadro, inserendo anche elementi in positivo, quindi foglie in positivo, rami in positivo, olive in positivo, per ultimo, nel senso che prima facciamo i negativi. Finito quelli, si aggiungono alla fine i positivi. Ecco un'altra oliva. E così man mano il quadro si completa, ok? E la sfumatura. Dopo vi metto il quadro finito, infine. Potete anche fermare il video così ve lo guardate un po' meglio. Eccoci. Eccolo qua. Ciao.